Eder. Mech. Pallister. Grazie alle anticipazioni date da quarto grado in riferimento alle ultime novità medico-legali emerse grazie al lavoro che sta portando avanti il medico legale dottoressa Cattaneo. Noi per primi abbiamo fatto la quadra su un aspetto che nessuno sta considerando e che in tutta Italia nessuno ha ancora attenzionato. Sì, con Eder siamo i primi a parlarne. Prestate quindi attenzione. Ebbene, è stata scoperta una rima di frattura alla seconda vertebra toracica frontale. Questo è un dato medico certo, si asserisce che fosse perimortale e quindi antecedente al decesso. Ma ad oggi non viene ricollegata a nessuna origine e nessuno comprende come possa essere originata sull'illitale microfrattura. Ebbene, noi con Eder siamo i primi in Italia a dirlo e quindi a poter anche offrire la prova decisiva che qualcuno di terzo fosse in compagnia di Lilly quando tutto accade. Ma ne parliamo meglio in dettaglio tra poco. Oggi attraverso questo ultimo dettaglio medico legale venuto fuori, siamo in grado di ricomporre il puzzle e di arrivare ad un'ipotesi investigativa che consegniamo alla pubblica utilità ed in particolare a chi segue il canale di Eder. Ebbene, la microfrattura vertebro-toracica che ha accusato la povera Lilly altro non è che la conseguenza di un energico massaggio cardio-polmonare. Ovvero il classico massaggio cardiaco con cui pressando la sezione torace cardiaca si è tentato di salvare la vita alla povera Lilly dopo che questa a causa di un trauma diretto ha patito un primo arresto cardiaco. Nella casistica scientifica medica esiste in letteratura tale possibilità, dato che quindi ci aiuta a capire cosa avvenne tra Lilly ed il suo accompagnatore. Oggi quindi vi proviamo cosa accaduto dopo che il terzo soggetto prese a bordo la Lilly, motivo per cui essa non risulta più visibile alle telecamere dopo Piazza Gioberti. Lilly conosceva bene il suo accompagnatore e con lui è avvenuto l'evento traumatico che ha permesso le ecchimosi varie al volto ma anche alle mani e quindi il primo arresto cardiaco postumo all'evento è che chi in sua compagnia ha cercato di correggere per salvare la vita alla Lilly con quel massaggio cardiaco. Personalmente ritengo che Lilly conoscesse bene il soggetto e che la situazione sia sfuggita di mano in quanto mai avrebbe creduto ad un trauma ovvero anche ad una piccola colluttazione se vogliamo ma poi seguita da un principio di infarto. A questo punto occorre procedere oltre e raccontarvi cosa possa essere accaduto dopo il decesso. Procediamo allora oltre ed immaginiamo chi in compagnia di Lilly dopo aver praticato il massaggio cardiaco e non essere riuscito a salvarla, evidentemente si mette di paura anche perché prima ci aveva litigato e magari ha anche alzato le mani. Si tratta quindi di una persona che ha voluto rimproverare Lilly e cercare di farla soprassedere da qualcosa che da vicino lo toccava. Si è messo di paura ed ha pensato che i carabinieri o la procura potessero indagarlo per omicidio e quindi arrestarlo. Questo è il motivo che lo ha indotto a prendere tempo. Ha quindi portato il corpo di Lilly via con l'auto e lo ha occultato come tutti credono in un ambiente freddo per poi simulare tracce di reato a danno di terzi. Sul punto con Eder faremo altri video. Oggi però siamo in grado di dirvi che il corpo è stato portato nel boschetto attraverso una via posteriore costeggiando l'allevamento di api, motivo per cui saranno trovati elementi di polline bei sacchi. Oggi finalmente abbiamo compreso quanto accaduto e ci sentiamo di volervi ringraziare per il grande seguito che ci date, sicuri che si arrivi alla verità quanto prima. Ribadisco nuovamente che non accusiamo Sebastiano di nulla ma che lui possa aver saputo prima di altri della morte di Lilly questo può essere, come può essere che per questo il 14 inizi la costruzione del suo alibi. Detto ciò possiamo fare la seguente domanda a tutti voi, credete che la persona ricercata possa essere vicina alla conoscenza di Sebastiano? Noi riteniamo sì ma sia stato Sebastiano? Io ritengo di no. Lui sa chi è stato. Ritengo che può essere. Grazie a tutti e continuate a seguire il grande Eder. Grazie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.